Buongiorno, buongiorno, qua mi sa che la telecamera è un po' appannata oggi. Ecco, forse così va meglio. Allora, care amiche, cari amici, buongiorno, benvenute e benvenuti. Care web spettatrici, cari web spettatori, eccoci qua. Oggi è venerdì ed è il 6 di settembre del 2013. E in questo momento sono le ore 9 e 19 minuti. Oggi ho un bel po' di cose da dirvi, quindi vediamo se riesco a essere veloce, altrimenti vi dico fin da ora che probabilmente ci saranno un paio di frammenti da 15 minuti. Vedremo, vedremo se riesco a concentrare tutto in meno di 15 minuti. Allora, innanzitutto, ho appena sentito al telefono il generale Umberto Rapetto. Generale della Guardia di Finanza, diciamo pensionato generale, in effetti lui fin quando era in attività era colonnello, e poi l'hanno fatto generale invitandolo ad andare in pensione, invitandolo o costringendolo, io non ho ancora neanche capito bene, ma questo sarà uno dei temi della trasmissione che cercheremo di fare lunedì sera. Infatti appunto l'ho appena sentito, lui mi ha dato la sua disponibilità per lunedì, però ci dobbiamo risentire al mattino di lunedì per una conferma. Quindi cominciate a mettervi in agenda che probabilmente lunedì sera, diciamo alle 21, ci sarà una trasmissione, un'intervista dedicata al generale Umberto Rapetto. Perché tengo tanto a fare questa intervista? Ma perché vorrei chiarirmi un po' di dubbi e soprattutto vorrei diciamo, offrire a tutti voi che mi seguite di prima mano, quindi dalla viva voce del protagonista, tutta la storia relativa alla famosa mega evasione di 98 miliardi. Io già avevo avuto dei contatti un po' di mesi fa, molto prima dell'estate, col colonnello generale Rapetto, poi alla fine, insomma, non ci siamo più sentiti e vabbè, e oggi sono ritornato all'attacco e sono molto contento di averlo trovato e di aver avuto già questo ok preliminare. Beh, perché sono ritornato all'attacco su questo argomento? Ma perché proprio ieri sono successe delle cose al Senato della Repubblica che io trovo veramente gravi. Scusate, ma devo proprio pulire questo obiettivo perché è veramente appannato. Abbiate pazienza. Oh, ora si vede meglio. Scusate, mi era proprio appannato l'obiettivo del telefono. Allora, stavo dicendo, ieri al Senato sono successe due cose. Allora, la Lega ha presentato una mozione. Ora, attenzione, spieghiamo per evitare di venire accusato di essere troppo generico e superficiale. Fra l'altro, accuse vere, io sono generico e superficiale, ma cerco di parlare con gli esperti per approfondire e quindi evitare di essere generico e superficiale. Comunque, visto che questa cosa l'ho ormai capita, la dico. La mozione della Lega non era vincolante. Diciamo che era un invito al governo a fare una moratoria per evitare l'apertura di nuove case da di nuove sale da gioco in Italia per 12 mesi. Quindi, diciamo che ha un valore simbolico perché comunque, sicuramente il governo se ne sbatterà altamente i cosiddetti di questa mozione. Però è una cosa importante, tant'è vero che, come il Movimento 5 Stelle ha sempre detto, noi non guardiamo la sorgente delle mozioni o degli emendamenti o delle proposte di legge. Quando una cosa è buona, quando una cosa è valida, la votiamo. E quindi questa mozione, anche se è venuta dalla Lega, siccome era una cosa buona e valida, il Movimento 5 Stelle l'ha votata. Perché dice praticamente è un invito al governo a evitare l'apertura di nuove sale da gioco per 12 mesi. Poi, molto probabilmente, appunto, il governo se ne sbatterà le scatole, perché comunque qualcuno ha già calcolato che non aprire nuove sale da gioco farebbe perdere circa 6 miliardi di gettito di soldi rubati dalle tasche dei poveri idioti che si rovinano con questi giochi. E quindi, siccome lo Stato campa proprio rovinando delle famiglie, è ovvio che non può permettersi di non aprire ulteriori sale da gioco per 12 mesi e quindi, secondo me, visto che è una mozione non vincolante, sicuramente se ne sbatterà.
E vabbè, questa è la prima cosa. Quindi questa mozione, la cosa bella è che è passata. È passata perché oltre ai voti della Lega e del Movimento 5 Stelle, si sono confusi quelli del PD. Evidentemente il deputato d'aula, così si chiama, colui che praticamente si studia tutte le varie mozioni e dà l'indicazione di voto ai suoi, si deve essere sbagliato e quindi noi deputati, scusate, i senatori del PD hanno votato a favore di questa mozione. E la mozione è passata. Ma il problema non è questo, voglio dire, hanno sbagliato. E meno male che hanno sbagliato, perché hanno votato finalmente, forse la prima volta da quando sono in Parlamento, hanno votato una cosa giusta. Ma la cosa veramente scandalosa è che il senatore, oddio, come si chiama quello lì? Comunque un senatore veneto, mi pare che sia, quello lì Casson, mi pare. Spero di non sbagliare nome. Sì. Il senatore Casson si è precipitato a spiegare agli amici mafiosi del PD: guardate che ci siamo sbagliati, noi non volevamo votare questa mozione, vi chiedo scusa in ginocchio, noi volevamo assolutamente bloccare questa mozione, ci siamo sbagliati, vi prego, non fate delle ritorsioni contro di noi, perché teniamo famiglia. Tranquilli che in qualche modo il governo troverà il modo di aprirle le sale gioco, nonostante la mozione. Ecco. Questa è una delle due cose che sono successe ieri al Senato. Quindi veramente scandaloso. Cioè tu per errore voti una cosa giusta, ma ti precipiti immediatamente a dire scusate, lo sapete che è impossibile che noi votiamo una cosa corretta, ci siamo sbagliati. Ecco. Poi c'era un'altra mozione del Movimento 5 Stelle che voleva abolire non la sanatoria, com'è che si dice? Una specie di sanatoria, insomma, che ha permesso di ridurre la multa fatta ai concessionari di Stato delle slot machine da 2,5 miliardi a 611 milioni. Allora c'è da dire una cosa qui, torniamo indietro. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dal colonnello Rapetto, aveva portato fuori una mega evasione da parte di una decina circa di ditte concessionarie, appunto delle slot machine, del gioco d'azzardo, insomma, aveva portato a scoprire una mega evasione che era stata stimata in 98 miliardi di euro. 98 miliardi di euro sono circa 200 mila miliardi di lire. C'è un'evasione, una roba che ci fa i quattro finanziarie. Bene, qualcuno dice, e ieri ho avuto una bella diatriba su Twitter con questo qualcuno, dice che quei 98 miliardi erano una stima, era una stima esagerata, non era corretto 98 miliardi, perché praticamente superava, secondo quello che mi ha scritto su Twitter, se ho capito bene quello che ha scritto, superava addirittura il fatturato stesso di queste ditte. Vabbè, io onestamente non lo so, non posso dire ti sbagli, cioè è giusto il 98 miliardi, oppure no, hai ragione tu, bene ha fatto la Corte dei Conti ad aver diminuito la sanzione da 98 miliardi a 2,5 miliardi. Questo qui lo approfondiremo lunedì sera con il generale Rapetto. Però il discorso rimane. Facciamo finta per un attimo che la sanzione giusta non fosse 98 miliardi, ma 2,5. Questo dubbio speriamo di togliercelo lunedì sera. Ok, allora l'evasione è 2,5. Ma perché poi è stato fatto un condono che ha ridotto questi 2,5 miliardi a 611 milioni? Questa è la domanda. Diamo per buoni i 2,5, ma perché questo ulteriore sconto? Diciamo di un altro 70% che riduce dai 2,5 miliardi a poco più di mezzo miliardo, quindi riduce ancora a un quinto la sanzione. Perché? Non è che per caso il motivo è perché, per esempio, due delle ditte che hanno fatto l'evasione fiscale sono anche, diciamo, dei generosi sovvenzionatori di alcune fondazioni, fra cui anche la Fondazione Vedrò, il cui fondatore si chiama Enrico Letta, che è il presidente del Consiglio italiano. Ora, io non, ovviamente, sto solo
esplicitando un dubbio. Dico, come mai c'è questa strana coincidenza, no? Il governo fa un condono da 2,5 miliardi a 611 milioni. Fra l'altro, vabbè, forse è stato il governo precedente, il governo Monti, non, io non lo so se, quale governo è stato. Comunque c'è stato questo condono. Bene, ci sono queste ditte, di queste 10-12 ditte che hanno evaso, secondo Rapetto 98 miliardi, secondo la Corte dei Conti 2,5 miliardi, che ricevono un condono che abbassa la multa da 2,5 a 611. Allora, il Movimento 5 Stelle fa una mozione al Senato per dire restituiamo, cioè riportiamo la sanzione ai 2,5 miliardi che aveva detto la Corte dei Conti. Mi sembra una cosa giusta, no? Una cosa lineare, visto che non sappiamo dove andare a prendere i soldi, i 4 miliardi per l'IMU non ce li abbiamo, tant'è vero che gli cambiamo nome e basta. Da IMU a Service Tax. Non abbiamo neanche i soldi veramente per comprare i fazzoletti, per asciugarci gli occhi dal pianto. Abbiamo da recuperare almeno 2,5 miliardi, recuperiamoli. No, questa mozione presentata dal Movimento 5 Stelle ovviamente è stata respinta perché il PD si è sbagliato con la mozione della Lega, ma non ha ripetuto purtroppo l'errore anche con la mozione del Movimento 5 Stelle e quindi questa mozione è stata bocciata. Però, cari amici, vi dico, ci rendiamo conto, cioè questi ci dicono che vogliono togliere l'IMU, ma non abbiamo i 4 miliardi di soldi per abolire l'IMU e quindi cambiano solo nome. Non abbiamo i soldi per pagare gli interessi sul debito, non abbiamo i soldi per fare un reddito di cittadinanza, non abbiamo i soldi per gli esodati, non abbiamo i soldi per la sanità, per la scuola, tagliamo da tutte le parti. Sicuramente ci sarà una finanziaria di lacrime e sangue, austerità da tutte le parti. Però poi, quando c'è da andare a prendere dei soldi da dei ladri che hanno rubato, fra l'altro facendo un'attività che io metterei fuori legge, e cioè quella di rovinare delle famiglie che si rovinano con il gioco d'azzardo, bene, no, questi soldi non li andiamo a prendere perché, come se noi di soldi ne avessimo tanti anche da buttare. Quindi capite che non è che c'è da protestare solo per l'articolo 138, solo per gli F-35, solo per il TAV, cioè. Diciamo che non c'è un singolo motivo per cui non bisogna protestare, per cui non bisogna organizzare qualcosa, ma in pianta stabile, dovremmo andare proprio con le tende a Roma e bloccare il paese, questo è quello che penso. Comunque, intanto domani ci saranno delle grandi manifestazioni in tutta Italia, ce ne sarà una a Roma, ma ce ne saranno tante diverse in tantissime piazze d'Italia, appunto per difendere l'articolo 138. Quindi io personalmente domani pomeriggio andrò in uno dei tanti banchetti che ci sono a Milano, non so ancora quale, probabilmente quello di Piazza San Babila, vedremo. Poi mi hanno spiegato che dalle 18 ci sarà una riunione all'Arco della Pace, cioè tutte le persone che hanno partecipato ai vari banchetti si riuniranno tutti insieme all'Arco della Pace, vicino Piazza Sempione a Milano. E ovviamente, manco a dirlo, io in tutti gli eventi a cui parteciperò, sia il banchetto prima che diciamo, il concentramento all'Arco della Pace, ovviamente sarà trasmesso tutto in diretta sul mio canale Ustream, Salvo 5.0 su Ustream. Ma ci sono ancora delle altre cose che vorrei dirvi, quindi non andate via, restate qui, torno fra circa 10-20 secondi. Vi aspetto, eh. Rimanete qui per favore, sto tornando.